Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. IMDb, il sito di cinema più seguito al mondo, festeggia il 25esimo anniversario e per l'occasione ha stilato una lista dei film più votati dai propri utenti negli ultimi 25 anni. Si parte da Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, anno 1990, fino a Interstellar di Christopher Nolan nel 2014. Ma se ti dovessi chiedere di scegliere il tuo film preferito dal 1990 ad oggi, quale sarebbe? Harry Potter. Harry Potter, come mai? Perché rappresenta anche la mia infanzia e del massimo, secondo me. Quindi non c'è niente che possa essere paragonato a lui, sono stati 7 film fantastici. In generale ti piacciono i film di fantascienza? Sì, sono, secondo me mi appassionano di più rispetto a qualsiasi tipo di film, che possa essere di guerra, come piuttosto romantico, comico, sono secondo me quelli che mi attraggono di più. Qual è il genere di film che proprio non riesci a guardare? Che è romantico, okay. Schifo. Come mai? Perché hanno senza senso, cioè possono piacere a un pubblico femminile, ma a me sinceramente no, cioè non andrei mai a un cinema o in un cinema a vedere un film romantico. L'ho fatto, però non ci andrei. Fatto su richiesta. Su richiesta, perfetto. No, però io sono nato con Harry Potter, penso che qualsiasi persona mia coetanea Harry Potter sia il massimo. Certo. Come può essere anche Il Signore degli Anelli. Guarda, un film d'amore. Un film d'amore. Un titolo? Guarda, non me lo ricordo, ma è un film d'amore americano, che tutto si finisce con bene. Quindi qualcosa che abbia un finale positivo. Esatto. E vissero felici e contenti, come nelle favole. Infatti, è così. Come mai? Perché dobbiamo guardare avanti con giovinezza e da vedere qualcosa in futuro, perché quello che c'è oggi ci spaventa e noi dobbiamo vedere oltre quello che è, e ogni giorno che tutta la gente sta cercando da superare questi periodi difficili, infatti che ormai ogni periodo c'è la sua difficoltà. Quindi un film che trasmetta positività. Infatti è così. Sto guardando al TV canale 30 che ce l'ha Polvere di Stelle. Quel canale lì sta mettendo dei film d'amore che sono tutti in quella maniera lì. Okay. Quindi niente film drammatici. La drammaticità c'è tutta nella vita. Penso Titanic. È un classico. È un classico, come mai ti è piaciuto così tanto? Ma tralasciamo il fatto che è stato girato in una piscina, però non so, il fatto che lei lo ami anche se lui non ha niente. E anche che lei lascia il ragazzo con i soldi per un ragazzo che è poveraccio. Quindi un significato importante secondo te? L'amore. E invece l'interpretazione dei due attori, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Bravissimi. All'epoca le ragazzine impazzirono per Leonardo DiCaprio. Anche adesso. Con un po' di barba in più e qualche chilo in più. Vabbè, il chilo in più dà quel tocco di sostanza, diciamo. Quindi Titanic, il tuo film preferito? Sì, assolutamente.